Io credo che stavolta il video durerà meno rispetto alle altre, perché secondo me c'è da dire po', c'è da dire po' roba sulla partita. Perché innanzitutto voglio precisare che io, al contrario di tanta gente, che magari chiaramente no, magari confrontandosi, leggendo, vedendo addirittura qualche tra virgolette post sui social, questa roba lì. Io diciamo che chiaramente, come penso tutti, no? Preferivo la vittoria, ma data la situazione, data contro la squadra contro la quale gio abbiamo giocato, credo che il pareggio vada più che bene. E poi soprattutto per come si era messa la partita. E quindi, prima di poi iniziare a parlare, voglio finire questo discorso qua. Io voglio ancora una volta dire che, anche se secondo me, per i giocatori che abbiamo, forse la classifica è stata un po' troppo cattiva, no? Credo che però bisogna rimanere con i piedi per terra, nel senso, tanta gente vede che crede che Livorno possa fare ancora di più, lo credo anch'io, però data la situazione bisognerebbe vedere il momento come sta andando. Magari sicuramente mi sto spiegando malissimo, però voglio solamente dire che il Livorno, ora come ora, non è una squadra che deve raggiungere i playoff, ma bensì deve salvarsi. E anche se, soprattutto quando gioca in casa, ultimamente sembra che hai quella marcia in più, che magari potresti vincere con tutte le squadre. Anche se può sembrare così, in realtà non lo è. E quindi bisogna accontentarci di quanto facciamo, cioè di quanto facciamo, di quanto fanno. E bisogna accontentarci in questo caso del pareggio contro il Cesena. Comunque il Cesena è una delle, diciamo, delle squadre che lottano pesantemente per un possibile ritorno in Serie A, o un possibile posto in Serie A, ecco. E quindi niente, questa è una piccola parentesi che ci teniamo a precisare, perché appunto quando la vedo in maniera diversa dalle altre, soprattutto per quanto riguarda il Carcio e il Livorno, io ci tengo a dire la mia. Comunque, ora, finito questo discorso di vittoria, ma la partita, perché sì, è durato più questo pezzo video del commento. Probabilmente durerà forse più questo video del commento. Allora, la partita secondo me si può dividere così. Per 3/5 della gara c'è stato, diciamo, non il piano del gioco, però diciamo, il possesso palla, la possibilità di fare qualcosa in più, un po' di dominio, no? Per 3/5 ce l'ha avuto il Livorno, per 2/5 ce l'ha avuto il Cesena. È successo così. Allora, il primo tempo il Livorno, secondo me, è stato ghiozzo a non riuscire a fare almeno un altro gol, ovvero di magari di chiudere il primo tempo sul 2-0, anziché sull'1-0, perché le possibilità c'erano, però purtroppo il Livorno è stato, appunto, come ho detto ora, ghiozzo a non riuscire ad approfittare delle occasioni create. E questo è il primo tempo. Perché vabbè, poi chiaramente comunque il gol l'ha fatto, no? Perché non lo sapesse, ha fatto con cecchini di testa, in maniera non fortunosa, perché comunque ha fatto cioè, un bel colpo di testa c'è stato. Cioè, fortunoso perché comunque si è ritrovato il pallone, diciamo, lì, e chiaramente era più, tra virgolette, più facile farlo che sbagliarlo, ecco. Però ha fatto comunque un bel gol di testa. E niente, il primo tempo appunto si conclude con un meritato vantaggio da parte di Livorno. Ripeto, Livorno che purtroppo è stato brodo o ghionzo a non fare un altro, dato che le possibilità c'erano e ci sono state. Secondo tempo la squadra rientra e diciamo che anche se non c'è quella grande voglia, no, di magari fare un altro gol, Livorno sembrava che comunque un pochino riuscisse a gestire la partita. Ecco, quando siamo arrivati, bene o male, diciamo, dopo il 55esimo, ora sto tirando non numeri a caso, però non do dicendo, diciamo, il minuto o i minuti precisi, il Livorno ha cominciato un pochino, non andare in tilt, però ha cominciato un po' a soffrire l'offensiva da parte di Cesena, perché Cesena chiaramente non ci stava a perdere e ha continuato ad attaccare. Fatto sta che poi con Kone, se non sbaglio, il Cesena ha trovato infatti il gol del pareggio. Dopo questo il Cesena giustamente si è reso ancora più offensivo, perché voleva ribaltare proprio il risultato e portarsi a casa la vittoria, perché data la situazione come si era messa c'era la possibilità da parte di Cesena di riuscire a vincere, riuscire a ribaltare il risultato. Per fortuna nostra non è stato così. Resta il fatto che Cesena attacca, però appunto la partita
finisce 1-1, appunto. Cesaro non riesce a fare anche lei non riesce a fare il secondo go che secondo me meritava data la situazione. Resta il fatto che da quando ha fatto gol fino alla partita c'è stato soprattutto un episodio un po' dubbio, no? Ovvero un fallo dentro l'area da parte di Vergara, ovvero un rigore non dato al Cesena. Allora, la mia opinione in base a questo episodio, riguardando magari con gli highlights, è che secondo me è una sorta 50-50. Perché se non sbaglio, per quanto ho visto, ripeto, se non sbaglio, a me pare che Vergara abbia preso prima la palla e poi l'uomo. Quindi in teoria non è rigore. Però non sono nemmeno sicuro che non sia rigore. Qui siamo a 50-50. Quindi secondo me, per quanto sembra stupido da dire, dato che, lo dico, credetemi, da spettatore, non da tifoso Livorno. Da tifoso Livorno di meno male non ha dato rigore, chiaramente. Però da spettatore io dico che l'arbitro ha fatto bene. Perché in questi casi, soprattutto quando la partita comunque non è ancora decretata, eventualmente se dovesse essere un vincitore, nel dubbio è meglio non dare il rigore, perché veramente puoi condizionare poi l'andamento della partita, soprattutto lì che era verso il finale, bene o male, era dopo l'80esimo, no? Se non sbaglio. Quindi secondo me, da spettatore dico che è stato giusto il fatto di non dare rigore. Poi ripeto, per quanto ho visto io, magari arriva uno che già pisce lì a livello di arbitraggio, dice no, non era assolutamente rigore. Arriva un altro dice sì, era assolutamente rigore, per me era dubbio, è vero. Però secondo me ha fatto bene a non darlo perché veramente poteva condizionare la partita, dato che il risultato era fino a quel punto, poi è finito così, di pareggio. E quindi questo è quello che penso io. Quindi, reso conto, la partita in maniera molto superficiale, come sempre, che un po' so raccontare i minimi dettagli quanto è successo, se no ci si sta 106 ore, è andata così. Quindi diciamo che secondo me il pareggio è il risultato più giusto. Chiaramente per quanto riguarda il primo tempo abbiamo tanto da recriminare, però per quanto riguarda il secondo tempo abbiamo tanto da, tra virgolette, ringraziare il cielo, no? come usa dire. E quindi niente, alla fine secondo me può essere considerato un buon pareggio, data la nostra situazione, data una brutta sconfitta, perché si veniva da una brutta sconfitta, purtroppo laggiù alla Spezia, contro lo Spezia. Poi appunto gioca contro il Cesena, poi appunto, anche se come ho già detto e voglio ribadire, che se nel primo tempo potevi benissimo no chiudere la partita, però dare una bella impronta, mettere una bella impronta sulla partita, ma anche detto che nel secondo hai rischiato anche di prenderlo in domo. E quindi secondo me possiamo essere non contenti, però abbastanza soddisfatti del pareggio. Tutto qua. E niente. Se devo dare un giudizio alla prestazione, direi che Livorno comunque ha giocato in maniera buona, non ottimale chiaramente, però ha fatto secondo me una buona gara. L'unica cosa secondo me da rivedere è un po', per quanto riguarda questa partita qua, in base a questa qua, un pochettino la difesa, perché magari rischi tanto e magari fai cose che non dovresti fare. Ma soprattutto andrebbe poi rivisto, diciamo, il reparto no attacco, però diciamo l'offensiva, nel senso quando attacchi come gestire un po' le cose, perché ieri se appunto c'era un po' più di riguardo, un po' più di concretezza, un po' più tra virgolette di preparazione, anche se per l'amor di Dio, secondo me non è che, oddio, io penso che Panucci stesso l'abbia detto e se ne sia accorto, forse magari il risultato poteva essere diverso, forse. Via, detto questo, niente. Questo era il commentino. Come ho detto prima, da dire c'è ben poco, perché comunque è stata una partita equilibrata, senza grandi, diciamo, errori o grandissime occasioni, soprattutto da parte dell'arbitro, come spesso succede. E niente. Quindi ora ci vediamo al prossimo video e speriamo di, non lo so, di rivederci. Ma è diverso, magari con un sorriso, perché magari riusciamo a vincere. Anche se purtroppo per noi giochiamo in trasferta. E in trasferta a Livorno soffre un po' di più. Ma penso tutte le squadre di solito soffrono un po' di più in trasferta. Vabbè, via. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!